Amici di salute, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Oggi affronteremo un argomento particolarmente delicato che riguarda l'aspetto psicologico di questo coronavirus, un argomento del quale ancora si parla poco. Noi siamo in collegamento con la dottoressa Annalisa Colucci, psicologa, che ringraziamo per il suo tempo. Dottoressa, questa lunga quarantena non è stata e non sarà uguale per tutti, e non mi riferisco soltanto a fasce sociali che magari possono abitare in situazioni diverse, ma mi riferisco anche ai bambini rispetto agli anziani, a chi ha problemi lavorativi rispetto a chi non ce li ha. Mi riferisco per esempio anche a quelle famiglie costrette in pochi metri quadrati o laddove ci sia una violenza perpetrata di solito sulle donne. Insomma, la quarantena non è uguale per tutti. Allora le chiedo subito come questa quarantena influirà, sta influendo sulla nostra psiche. Ciao Serena, salve a tutti, grazie per avermi invitata. Sicuramente un momento di cambiamento nella vita sociale di tutti noi. Ognuno sta reagendo in un certo modo, ci sono delle dinamiche di ansia, insonnia, paura che sicuramente si stanno facendo sempre più forti in questo contesto. I bambini non sanno sempre dar voce alla loro paura, tuttavia noi adulti, soprattutto i genitori e gli insegnanti che in questo momento hanno un ruolo importante, devono cercare di ascoltare attraverso i disegni, delle composizioni, il loro momento di disagio. Per quanto riguarda gli adolescenti, stanno reagendo molto bene e hanno perso la loro autonomia, comunque cercare di condividere con i genitori questo momento particolare o con i loro pari attraverso i mezzi tecnologici. Gli anziani sono coloro che stanno pagando più di tutti questo momento particolare proprio con la vita, ma dobbiamo cercare di coinvolgere anche loro e di farci coinvolgere nei loro momenti di disagio. Per quanto riguarda la violenza domestica, ahimè, non è aumentata assolutamente, ma il numero 1522 è sempre attivo, con le forze dell'ordine, operatori che sono pronti anche all'ascolto, sicuramente. Dottoressa Colucci, da un lato, durante questa quarantena, questa permanenza obbligatoria in casa, noi siamo costretti ad un continuum di relazioni e di relazionarci gli uni con gli altri. Dall'altro sentiamo parlare di distanziamento sociale. In tutti e due i casi sono aspetti molto nuovi. Di Serena, la manutenzione dei rapporti, in effetti si parla di una sperimentazione di massa. L'importante non è perdere il quotidiano che avevamo prima, quindi mettere in atto comunque dei meccanismi, delle situazioni che già prima facevamo, non perdere il contatto con gli altri, familiari, amici, colleghi, in particolar modo attraverso videochiamate o anche delle semplici telefonate, e poi focalizzare maggiormente su se stessi. Ovviamente il momento di condivisione è importante, ma è importante anche non perdere i propri spazi di autonomia, quindi a stare anche con se stessi, e anche non perdere momenti di attività fisica o passioni che adesso possiamo mettere in atto nel momento in cui abbiamo un attimo più tempo per noi. E un qualcosa di fondamentale è focalizzare non su ciò che non ho, ma su ciò che in questo momento ho, posso avere e posso fare. Un altro spunto importante è non focalizzare, ascoltare troppo e troppo spesso notizie per quanto riguarda la problematica del Covid, ma cercare anche di ascoltare buona musica, bei film, di consapevolizzare il momento, ma anche di essere positivi. Dottoressa Colucci, il non sapere come andrà a finire, in molti casi parlo anche di un aspetto economico, perché sappiamo che dopo la prossima fase sarà di grande crisi economica, ma dicevo, il non sapere come andrà a finire, quando finirà, che tipo di influenza può avere su chi magari ha già dei problemi psicologici oppure su chi non li ha mai avuti, ma è inquietante indubbiamente questo non sapere. Non sappiamo quando ne usciremo e come ne usciremo soprattutto. Tuttavia dobbiamo far fronte all'autoefficacia, cioè la dimensione che ognuno ha di noi rispetto alle situazioni problematiche, alla resilienza, cioè come reagiamo, che forza abbiamo per reagire anche.
Dobbiamo andare per step, un passo alla volta, un po' alla volta. E soprattutto non aver timore, di lasciarci anche aiutare e di contestualizzare, di, rendere ovviamente, ognuno di noi consapevole che si sta attraversando un momento di grande difficoltà, ma non eccedere, nel lasciare spazio alla paura. Purtroppo il nostro tempo è quasi terminato, ma vorrei, dottoressa Colucci, che lei spendesse un'ultima parola relativamente a tutto il personale sanitario e parasanitario che in questo periodo si sta spendendo in una maniera straordinaria. Probabilmente già adesso loro hanno bisogno di un sostegno psicologico perché sono ritmi incessanti e soprattutto perché non sempre si arriva a una vittoria. Come vanno aiutati e come dovranno essere aiutati? Per quanto riguarda gli operatori, del settore sanitario, un grande applauso, ovviamente stanno facendo un grande lavoro. Abbiamo due tipologie di intervento. Quello che in questo momento stiamo mettendo in atto è quello dell'ascolto, del contenimento. C'è molta frustrazione, rabbia e ci sono anche dei momenti di grande situazione di disagio, di stress legati al burnout, il famoso scoppio. Ma come mai? Per il semplice fatto che molti operatori sanitari sono abituati a dei traumi, anche gli stessi operatori, i soccorritori di incidenti d'auto o quelli coloro che si occupano di abusi, hanno un contenimento, un momento di elaborazione lungo. In questo momento invece i nostri operatori non hanno tempo di poter elaborare il momento luttuoso, accompagnato alla frustrazione, al disagio, al contenere anche delle ansie, soprattutto perché purtroppo la maggior parte delle persone che vengono a mancare devono stare in ristrettezze. Per cui questa è la seconda fase, quella dell'elaborazione non solo della frustrazione, della rabbia, il contenimento, ma anche l'elaborazione luttuosa. E qui è il trauma al medio-lungo termine che noi psicologi dobbiamo aiutare ad elaborare, non solo contenere, ma anche ad elaborare. Paradossalmente voglio citare Lingiardi, il guaritore ferito, che dovrà essere accudito nel momento di grande difficoltà. Ovviamente un plauso, noi li chiamiamo eroi, tuttavia sono persone comunissime come noi che in questo momento devono far fronte anche alle loro ansie, i disagi notturni, i sogni, gli incubi e soprattutto la mancanza del proprio familiare, dei propri affetti perché sono costretti alla quarantena. Sicuramente devono essere ricordati e devono essere accuditi e supportati in un momento di così grande difficoltà. Bene, noi ringraziamo la dottoressa Annalisa Colucci, psicologa, per essere stata con noi in questa puntata di salute. Ringraziamo voi per averci seguito. Vi ricordiamo, come sempre, gli appuntamenti online sul nostro canale Vigi Channel di YouTube e sulla pagina Facebook e Instagram. Alla prossima.